All'interno di questa mega fabbrica super segreta sta prendendo forma un'auto diversa da qualunque altra. Degli artigiani stanno costruendo a mano quella che considerano un'opera d'arte su ruote. E non si bada a spese. Questa macchina cambierà l'immagine di un marchio da $1 miliardo. Ed è vietato sbagliare. La giapponese Lexus è sinonimo di auto di lusso. Si è imposta con modelli eleganti, silenziosi, high-tech ed efficienti. Adesso sarà un modello molto diverso a portare il marchio Lexus, la LFA. Aggressiva, rombante, agile. Un motore V10 dagli elevatissimi regimi di rotazione. 325 km orari. Un'auto diversa da tutte le Lexus prodotte in precedenza. La Lexus ha poco più di 20 anni. Il più grande produttore automobilistico mondiale, Toyota, ha creato il marchio per competere con altri grandi nomi nel settore delle auto di lusso: Mercedes-Benz, BMW e Jaguar. Ha funzionato. Oggi, negli Stati Uniti, la Lexus è uno dei marchi di maggior successo in questa nicchia di mercato. Ma ora la Lexus sta per iniettare più verve nella propria immagine. L'uomo dietro questa nuova impostazione è il capo ingegnere Tanahashi Haruhiko. La LFA ha una passione, una capacità di saper emozionare che mancava ai nostri precedenti modelli. Noi volevamo portare il marchio in questa direzione. Per questo motivo abbiamo voluto creare quest'auto. Per Tanahashi, la Lexus deve offrire qualcosa di più del lusso. Volevo creare una nuova auto sportiva, qualcosa che potesse reggere il confronto con le supercar dei marchi europei che vantano una grande tradizione in questo settore. Porsche, Ferrari e Lamborghini. Volevamo dimostrare di poter costruire auto del genere. Ovviamente è un rischio. L'azienda non ha mai fatto nulla di simile prima d'ora. Su questa scommessa si gioca la reputazione. Il capo ingegnere Tanahashi si sta avventurando nell'ignoto. Deve costruire da zero un'auto, un team e una fabbrica. In pratica l'azienda in questo progetto mi ha concesso carta bianca e dove non avevamo nulla, sono partito da zero. Trovare una fabbrica in Giappone non è difficile se fai parte dell'azienda più grande del paese. La Toyota è così grande che ha persino una propria città, Toyota City. Dei 15 stabilimenti dell'azienda, 10 si trovano qui o nei paraggi. Tra questi c'è l'impianto di assemblaggio Motomachi. Per creare l'LFA, l'azienda ha trasformato due modesti edifici di questa mega fabbrica. Quindi, dopo aver esaminato 50.000 dipendenti del gruppo, ne ha selezionati appena 175. Tutti i dipendenti che lavorano negli stabilimenti dove si produce la LFA si considerano dei veri e propri artigiani, non dei semplici operai. Questi dipendenti sono chiamati Takumi, che in giapponese vuol dire artigiano. Uno status concesso soltanto ai lavoratori più capaci. L'ambizione di ogni membro dello staff al lavoro sulla LFA è di raggiungere la perfezione. Tutte queste persone affrontano questo impegno con uno spirito che per certi versi è paragonabile a quello di un samurai. Yamanaka Shigeru
è il direttore degli stabilimenti della LFA. Le sue capacità di organizzazione si sono affinate grazie a un'altra celebrata tradizione giapponese, il baseball. Prima lavoravo come manager della squadra di baseball della Toyota Motor Corporation, che riuniva dipendenti da diversi stabilimenti dell'azienda. È stato per le capacità gestionali di cui ho dato prova nella squadra che mi hanno nominato direttore qui. Per raggiungere il suo obiettivo, costruire la sua auto, questo team affiatato utilizza materiali e strumenti molto sofisticati. Tra questi, il più importante è un composito in fibra di carbonio. Il carbonio è fondamentale per le prestazioni della vettura. È un materiale che è 5 volte più forte dell'acciaio, ma un quarto più leggero. È il preferito dalle squadre corse di Formula 1 e dall'industria aerospaziale. Qui l'azienda costruisce persino la propria fibra di carbonio. Fino ad oggi nessuna troupe era stata autorizzata a visitare questa struttura top secret. Innanzitutto, delle macchine tessili automatizzate intrecciano insieme dei semplici fili di fibra di carbonio, creando un tessuto flessibile. In seguito, questo tessuto, con l'ausilio di calore, pressione e una resina di policarbonato e tecniche intensive di lavorazione, viene trasformato nel nucleo della macchina, noto come vasca. La vasca viene composta come un puzzle tridimensionale. Si comincia dalla costruzione del pianale. Una porzione del tessuto in fibra viene tagliata con precisione e stesa su uno stampo. Quindi un abile Takumi spiana il tessuto pieghevole sullo stampo. Questo diventerà il tunnel di trasmissione che alloggerà l'albero motore e lo scappamento. In punti particolarmente difficili, il tessuto diventa inevitabilmente logoro e non è molto regolare. I dipendenti lavorano su queste aree come se si trattasse di seta, dedicandogli ogni giorno una cura particolare. Inoltre indossano maschere per evitare di inalare le pericolose fibre. All'inizio i membri del team trovavano particolarmente difficile lavorare questo materiale. Era molto più semplice quando usavano un ferro da stiro. Grazie al calore, la parte completata assume la sua forma. Quindi viene inserita in una sagoma, assieme ad altre 7 parti del pianale, e inserita ancora in una pressa da 1000 tonnellate. Nella sagoma viene pompata una resina simile alla colla e l'intera sezione viene cotta al forno per 8 ore a 130 gradi. A questa pressione e a questo calore, la resina si indurisce, legando insieme le singole parti che così formano il pianale dell'auto. Nel 2000 l'idea di una supercar di livello mondiale esiste solo nella mente di un uomo. In azienda ne avevo discusso soltanto con un piccolo gruppo di dirigenti, senza aspettarmi nulla, e loro hanno detto: provaci. Autorizzato a procedere, Tanahashi riunisce attorno a sé un team di ingegneri e il gruppo comincia a fare le prime scelte strutturali. All'inizio pensavamo di realizzare la scocca in alluminio. Ma Tanahashi è affascinato dalle possibilità offerte dal carbonio. Sin dall'inizio, potendo scegliere tra diversi materiali, la fibra di carbonio è sempre stata quella su cui avrei puntato per sviluppare una supercar, una sportiva di razza. Ma questo materiale magico ha controindicazioni. È costoso e l'azienda non l'ha mai usato finora per costruire una delle sue vetture. Nonostante questi problemi, Tanahashi riesce ad averla vinta. Nel 2005 il mio capo mi prese da parte e mi disse: perché non proviamo a usare il carbonio? E mi diede una pacca sulla spalla. A quel punto presi la decisione di puntare sulla fibra di carbonio.
È un passo coraggioso. Tutti gli uomini coinvolti nel progetto devono padroneggiare un materiale con cui non hanno alcuna dimestichezza. Era la prima volta che i dipendenti toccavano il carbonio. E per loro tutte le fasi di lavorazione sono state difficili. Nel sofisticato impianto per la produzione della fibra di carbonio, i takumi rientrano dal pranzo. Si sottopongono all'aspirazione di qualsiasi particella estranea, per poi entrare in una sala sigillata riservata a pochi eletti. Qui, grazie a tecniche molto sofisticate, viene creata la maggior parte della struttura centrale della vasca. In questo processo, un laser automatizzato ritaglia centinaia di singole sagome di fibra di carbonio impregnate di una resina termoindurente. Quindi un takumi inserisce le sagome in uno stampo, sovrapponendone fino a 20. Sta per prendere forma il pannello di destra. L'addetto usa un essiccante per aumentare la temperatura del laminato e man mano che lo passa, la resina arriva quasi a fondersi. Le sagome si uniscono e una successiva pressatura con la tecnica del sacco a vuoto elimina eventuali fessure. Avvolto in una pellicola termoretraibile, il pannello laterale viene caricato in un forno pressurizzato. La cottura notturna a 150 gradi indurisce la resina e il risultato è un pannello laterale ultraforte e allo stesso tempo ultraleggero. L'equivalente in alluminio peserebbe il doppio. Il peso è l'ossessione di tutti gli ingegneri automobilistici. Il minor peso contribuisce ad aumentare l'accelerazione. E per una supercar la velocità è essenziale. La scocca della LFA è per il 65% in fibra di carbonio, uno dei fattori che le consente di accelerare da 0 a 100 in 3,7 secondi. Se fosse in alluminio, peserebbe 100 kg in più. Sarebbe come avere un lottatore di sumo in macchina. Invece ora, complessivamente, quest'auto pesa appena 1400 kg. In un'altra sala dello stabilimento, una macchina costruita su misura crea due parti fondamentali per completare la costruzione della vasca. Gli elementi laterali del tetto sostengono il parabrezza e proteggono il conducente in caso di cappottamento. Questa macchina automatizzata, di forma circolare, realizza l'elemento in tre dimensioni. Per controllare il flusso dei fili di fibra di carbonio su 144 spolette, si serve di sensori laser. Il filato di carbonio viene avvolto attorno ad una particolare sagoma supersegreta inserita al centro della macchina. Questo processo viene ripetuto di nuovo per ottenere una trama incrociata che conferisce all'elemento la sua forza. L'intero meccanismo ha un suo pannello di controllo e per un buon motivo. Se qualcosa andasse storto, anche qualcosa di trascurabile, la forma si distorcerebbe immediatamente. Quindi, per evitarlo, l'operatore deve sempre tenere tutto sotto controllo. L'elemento laterale viene riscaldato e impregnato con altra resina. Questo passaggio trasforma quello che era un tubo flessibile in una barra ultra rigida. Forse pensate che sia molto pesante, ma in realtà pesa appena 2 kg. La vasca viene sottoposta a un trattamento ulteriore. Innanzitutto un robot e un takumi applicano su ognuna delle parti della resina epossidica, un adesivo superforte. Successivamente le singole parti sono fissate a una maschera. Dei rivetti mantengono i pezzi allineati.
Per far asciugare la resina, la maschera viene inserita in un forno e quindi cotta per 60 minuti a 60 gradi. Il risultato è una vasca talmente robusta che agisce sia da nucleo strutturale dell'auto, sia da cellula di sicurezza, quella che protegge i passeggeri in caso di incidente. Ora toccherà a Matsumoto Kengo, capo designer della LFA, progettare un'auto con una carrozzeria che sia funzionale oltre che elegante. A nostro avviso, il design deve offrire soluzioni concrete per la gestione dell'aerodinamica, del calore e del flusso d'aria. Un'auto convenzionale raffredda il motore con dei radiatori montati anteriormente, che aspirano aria fredda attraverso una griglia frontale. La LFA no. Lo spazio frontale è limitato, quindi del fluido refrigerante viene pompato dal motore caldo a due radiatori montati dietro le ruote posteriori della vettura. Matsumoto deve disegnare l'auto in modo che convogli l'aria fredda verso questi componenti vitali. Disponendo lo specchietto laterale con il corretto angolo di inclinazione rispetto all'abitacolo, controlliamo perfettamente la gestione del flusso d'aria. L'aria scivola lungo l'abitacolo e finisce nella presa d'aria del radiatore posteriore. Questa forma non è solo un vezzo formale, non ha una funzione solo estetica. In questo caso la presa d'aria è situata in questa posizione per un preciso motivo. Il risultato è un sistema di gestione del flusso d'aria capace di raffreddare il motore anche nelle più difficili condizioni di corsa. Negli impianti della LFA sono le 8:45 del mattino. I Takumi si preparano al prossimo turno di 8 ore. Per prima cosa prendono in consegna l'abitacolo ancora spoglio in arrivo dall'impianto della fibra di carbonio dopo 15 giorni di lavorazione. Nella linea di assemblaggio l'abitacolo passerà da 4 sezioni. Finiture, carrozzeria, finale e allineamento. Sono 15.000 le parti che compongono una LFA. Le prime sono quelle montate nella sezione finiture. A pochi metri di distanza, altri Takumi assemblano il gruppo motopropulsore e le sospensioni. Il gruppo motopropulsore comprende tutte le parti del sistema di trasmissione e ovviamente il V10 da 4,8 litri. Nella concezione complessiva dell'auto, la posizione del motore è cruciale. Io volevo costruire l'auto attorno alle persone che ci viaggiano. E per una supercar progettata pensando al cliente, l'ideale è un motore in posizione frontale e centrale. Con la sua disposizione frontale e centrale, il motore è situato tra il guidatore e le ruote anteriori. Con la trasmissione posizionata sul retro, chi guida si trova al centro e il risultato è un'auto molto equilibrata. Lo scopo è di renderla il più possibile docile e manovrabile. Ma una configurazione col motore frontale e centrale riduce in modo drastico lo spazio disponibile per il motore. Tanahashi ha un problema. Ci serviva un motore di dimensioni particolari, con un certo grado di compattezza, ma volevamo anche che fosse molto potente. Tanahashi ha bisogno di un propulsore piccolo su misura per l'angusto vano motore, che però eroghi una potenza adeguata, perché potenza equivale a velocità. E non è tutto. Il rumore acuto di una Formula 1 vi fa venire i brividi, vero? Ecco, io volevo che la LFA desse le stesse sensazioni. Solo un V10 ad elevati regimi offre questo mix di suono e potenza. Ma un V10 tradizionale è troppo grande per questa configurazione. La Lexus non ha mai tentato niente di simile. Le sue auto di serie usano motori a 6 e 8 cilindri,
progettati per una guida ultra silenziosa. Questo V10 sarà l'esatto contrario. Tanahashi chiede aiuto ad alcuni vecchi amici. Siamo un'azienda motociclistica e sappiamo che per un veicolo la potenza da sola non è sufficiente. Per una sportiva è importante anche che il peso e le dimensioni siano contenuti. Per quasi 50 anni la Yamaha ha collaborato con Toyota per creare auto e motori leggeri, ma di elevata potenza. Il primo frutto di questa collaborazione è stata la leggendaria 2000 GT, la prima vera auto sportiva giapponese. Star del film Agente 007 si vive solo due volte. Diretto dal guru dei motori Lexus Okamoto Takamitsu, il team si impone un obiettivo ambizioso. Creare un motore V10 ad aspirazione naturale, compatto come un tradizionale V8 Lexus e leggero come un V6. Volevo creare qualcosa di diverso da qualunque altro motore di supercar. Solitamente, per simulare la potenza del 10 cilindri in motori più piccoli, gli ingegneri usano turbocompressori. Ma i motori turbocompressi non hanno la risposta rapida, l'accelerazione o il suono di un V10 ad aspirazione naturale. Usando il know-how motociclistico di Yamaha, i metalli più leggeri e riprogettando l'interno del motore, Okamoto crea un capolavoro di ingegneria. Un V10 compatto non turbocompresso, su misura per il vano motore più ristretto e che riduce il peso al minimo. Il motore prende forma nell'impianto Miyochi della Toyota. Si parte dall'alluminio fuso. Viene colato in uno stampo tridimensionale di sabbia impregnata di resina, composto da 37 singoli blocchi, la cui preparazione richiede una settimana. Una volta assemblati i blocchi, lo stampo è pronto per essere riempito. A 750 gradi le impurità si raccolgono in cima all'alluminio fuso e vengono eliminate. Il metallo liquido scorre nello stampo, mentre un aspiratore elimina eventuali gas contaminanti. Due ore dopo, quando il metallo si è raffreddato, la sabbia viene rimossa ed emerge il blocco motore in alluminio massiccio. Il blocco viene inviato alla fabbrica Onsha di Toyota City, nella struttura un tempo dedicata alla creazione dei motori di Formula 1. Questi impianti sono sempre off limits. Stiamo per entrare, siete pronti? Venite. Prego. Entrate. Fino ad oggi nessuna troupe era mai entrata qui dentro. Per un decennio la Toyota ha investito parecchio nel suo team di Formula 1. Ma nel 2009, dopo 139 corse senza vittorie, si è ritirata dalle competizioni, lasciando in eredità questa struttura ancora perfetta. Per il team della LFA era un'opportunità troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Le forti analogie con la tecnologia dei motori di Formula 1 rendono questo impianto di fresatura già pronto all'uso. In questi macchinari automatizzati da milioni di dollari, gli stampi appena sfornati sono sottoposti a fresatura, lucidati e perforati. E riemergono sotto forma di veri e propri blocchi motore. Quindi ai robot subentra l'uomo. In una sala sigillata i Takumi affinano ogni bordo usando strumenti di precisione. Infine, un Takumi altamente qualificato effettua un premontaggio sul blocco motore finito per verificare che sia a misura.
Questi blocchi e le viti sono abbinati a vita. Disassemblati, i blocchi viaggiano fino all'impianto Yamaha di Iwata City, 90 km a sud-est di Toyota City. In quest'area l'ossessione per la perfezione raggiunge livelli ancora più elevati. Le retine per capelli e le prese d'aria bloccano eventuali particelle contaminanti. Ma l'ambiente viene anche mantenuto a una temperatura e un'umidità costante, per far sì che durante il montaggio ogni parte del motore sia nello stesso stato di dilatazione termica. Più che un'officina sembra un laboratorio. Le 2200 parti del motore sono ripartite in 61 diversi set da montare in sequenza. Qui lavorano 4 Takumi altamente specializzati. Ognuno è responsabile per un unico motore, dall'inizio alla fine. Per evitare eventuali errori, seguono una serie di istruzioni su uno schermo. Il completamento di un motore richiede 2 giorni e mezzo di lavoro. Ogni motore assemblato a mano porta la firma del suo Takumi. Prima che questo capolavoro si avvicini a una carrozzeria, è sottoposto a 12 ore di test estenuanti nella sala accanto al reparto di assemblaggio. Il risultato è un motore da 4,8 litri, talmente reattivo che impiega appena mezzo secondo a raggiungere 9.000 giri al minuto. Questo vuol dire accelerazione immediata qualunque marcia sia inserita. Questo motore ha un'eccellente risposta e i più elevati regimi di rotazione di qualsiasi altro motore oggi in commercio. Il tempo di risposta è così veloce che l'unico strumento capace di tenerne il passo è un contagiri digitale. E il suono di questo motore da 9.000 giri al minuto è inconfondibile. Il suono dell'LFA è davvero unico. E quando lo senti, non lo dimentichi sicuramente. Ottenere questo suono particolare al quale Tabashi tiene così tanto richiede le particolari competenze di Yamaha. Siamo anche un produttore di strumenti musicali. Perciò, quando si tratta di tecnologie del suono, abbiamo diverse competenze in materia. Onji Yoshikazu è ossessionato dal suono. A mio avviso, il rapporto tra una supercar sportiva e il suo conducente somiglia molto al rapporto che si instaura tra un musicista di alto livello e il suo strumento. Quando suonano in un certo modo, possono ascoltare quel particolare suono e produrne un altro, che sarà ancora migliore rispetto a quello precedente. Solitamente un'auto è caratterizzata da 2 differenti suoni. Uno è quello dello scappamento. Si può definire un suono iconico. Basta ascoltarlo per capire di che auto si tratta. L'altro, sul quale abbiamo concentrato la nostra attenzione, è il suono udito dal conducente. Per migliorare la colonna sonora dell'abitacolo, Eiji Maruyama, direttore generale di Yamaha Motors, ha dovuto riprogettare il componente che si trova in cima al motore, chiamato serbatoio di compenso, sfidando le convenzioni. La funzione del serbatoio di compenso è di distribuire equamente l'aria in tutti i 10 cilindri. Di solito vengono impiegate diverse tecniche di riduzione del rumore prodotto dalle prese. Noi abbiamo pensato di fare il contrario e di sfruttare questo componente proprio per amplificare il suono e trasmetterlo al conducente. Maruyama modula la camera variando lo spessore della superficie superiore del serbatoio di compenso e aggiungendo nervature vibranti interne. La costruzione somiglia molto a quella di una chitarra acustica o di un violino. Il team convoglia queste piacevoli vibrazioni nell'abitacolo, servendosi di canali acustici. Abbiamo usato questi canali acustici per diffondere i suoni a bassa frequenza ai piedi del guidatore e quelli ad alta frequenza a livello delle sue orecchie. Il conducente è al centro di questo dinamico sistema audio con funzione surround.
Il motore completato viene montato su un camion per essere riportato agli impianti della LFA. Qui un Takumi, affidandosi soltanto alla vista, lo inserisce all'interno dell'abitacolo come parte del blocco motopropulsore. Avanti! 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 Una volta inserite le viscere, bisogna riempirle. Una pompa inietta olio, liquido per i freni e fluido refrigerante in un'apertura sotto il cofano. In Giappone i macchinari emettono un motivo musicale per avvisare i presenti che sono in funzione. Questo suona una canzone folk americana. Una volta inserito il corretto volume di fluidi, la pompa si ferma. E anche la musica. I 9 pannelli della scocca in fibra di vetro sono prodotti all'esterno dell'impianto. Questo materiale è robusto e leggero, ma in caso di incidente è molto più economico da sostituire della fibra di carbonio. Il reparto verniciatura condivide con quello di assemblaggio lo stesso edificio, ma l'atmosfera cambia parecchio. Negli impianti dell'LFA, la verniciatura è uno dei pochi processi produttivi effettuati da robot. L'azienda è convinta che garantiscano una rifinitura di migliore qualità. Nel frattempo, gli esseri umani sono impegnati in una guerra senza sosta. Il nemico più insidioso delle vernici è la polvere. Se si posa sulla superficie verniciata, una volta riscaldata, la polvere si gonfia creando una bolla. Perciò l'atmosfera è controllata quotidianamente e bisogna rispettare un protocollo rigidissimo in merito agli indumenti. Vengono applicati fino a 5 strati di vernice. E dove i robot non arrivano, interviene l'uomo. Missione compiuta. I pannelli spruzzati vengono asciugati in un forno a 100 gradi centigradi per 50 minuti. Quindi vengono estratti e ispezionati. La battaglia contro la polvere continua. Degli ugelli spruzzano acqua nebulizzata nell'aria per impedire a qualunque sostanza di posarsi sulle superfici verniciate. Esaminando i pannelli in controluce, un ispettore individua eventuali difetti e li segnala per farli eliminare. Una volta completati, i pannelli lasciano il reparto verniciatura, attraversano l'impianto e vengono montati sulla vasca in carbonio nel reparto di assemblaggio, nella terza sezione della linea chiamata finale. Qui sono montati gli interni cuciti a mano, e inoltre vengono installate le ruote in alluminio forgiato con pneumatici Bridgestone fatti su misura. Sembra che i nostri dipendenti effettuino ogni operazione con molta lentezza, ma ognuno di loro lavora con grande scrupolo e con un alto livello di consapevolezza delle proprie capacità. Li possiamo paragonare a degli sportivi di alto livello, dei giocatori di una squadra che ad ogni azione riescono sempre a segnare dei punti. Gli impianti della LFA funzionano come un cronometro, eppure non ci sono orologi. La ragione per cui impieghiamo così tanto tempo è che il capo Yamanaka si raccomanda di fare con calma e di lavorare tranquillamente per poter essere sicuri che quello che facciamo è valido. Come posso dire? Lui dice che per garantire una certa qualità possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo. Questo vale anche per gli straordinari. Se quello che produciamo è qualcosa di valido, allora possiamo fare gli straordinari. L'unico obbligo è che ogni giorno questa linea di assemblaggio deve sfornare una nuova auto. E sin dal principio il capo ingegnere Tanahashi aveva chiarito che ne sarebbero state costruite soltanto 500. Al ritmo di un'auto al giorno ci vorranno 2 anni. Poi la fabbrica chiuderà.
Essendo prodotta in appena 500 esemplari, la LFA è un'auto davvero speciale. Non è previsto un incremento nella produzione. Nonostante il prezzo di 375.000 euro, che ne fa la più costosa auto giapponese di sempre, la produzione limitata non consentirà di recuperare gli investimenti per lo sviluppo, l'impiego di materiali all'avanguardia e il pesante ricorso agli straordinari. Credo che con appena 500 unità consegnate sarà difficile che la Lexus potrà trarre dei profitti da questa operazione. Ma con la produzione della LFA, il marchio Lexus guadagnerà senza dubbio in valore e in prestigio agli occhi del mondo intero. Inoltre credo che l'esperienza maturata grazie a questo progetto lascerà un patrimonio di tecnica, competenze e organizzazione che in futuro ci aiuterà a costruire altre auto che riusciranno a soddisfare appieno la nostra clientela. Nel 2004, ultimato il prototipo, il capo ingegnere Tanahashi prende una decisione coraggiosa. Vuole testare l'auto sul più difficile dei circuiti. E quelli giapponesi non sono all'altezza. Così porta l'intera squadra di sviluppo al famigerato Nürburgring, in Germania. Per le case automobilistiche la Nordschleife del Nürburgring è la mecca delle auto. È lì che l'LFA è stata perfezionata. La Nordschleife, la sezione di 20 km del Nürburgring, è nota per essere la più impegnativa pista di collaudo del mondo. Per 4 anni il team testa la struttura dell'auto in ogni suo aspetto, lungo gli abballamenti, le strette curve e i velocissimi rettilinei della Nordschleife. Lo sviluppo dell'auto sta rispettando i tempi imposti per l'avvio della produzione, ma Tanahashi vuole accelerare il perfezionamento della vettura. Nel 2008 la mette alla prova nell'implacabile mondo delle gare automobilistiche, iscrivendola alla 24 ore del Nürburgring. L'abbiamo fatto esclusivamente per ottenere maggiori informazioni sulla LFA di serie e per metterla alla prova nelle condizioni di una vera competizione automobilistica. Il brutale esperimento funziona. Un anno dopo, l'auto riveduta si impone nella sua classe. Tanahashi finalmente è soddisfatto e nel 2010 la LFA entra in produzione. E quando nel 2011 viene costruita un'edizione speciale da corsa della LFA Standard, il suo nome rende omaggio al circuito che l'ha plasmata. È stato per rendere omaggio a quel luogo sacro che abbiamo deciso di chiamarla Pacchetto Nürburgring. Questa Pacchetto Nürburgring ha un motore potenziato che eroga 571 cavalli vapore, 11 in più del propulsore standard. Questa potenza supplementare richiede una maggiore deportanza per mantenere l'auto ancorata al suolo. Dunque ha un alettone posteriore fisso e più ampio. Anche le due alette canar sul paraurti anteriore dell'auto contribuiscono ad aumentare la deportanza. Le sospensioni più basse e rigide la rendono più adatta a un circuito. Infine, per aumentare l'accelerazione, il cambio computerizzato è stato migliorato per velocizzare i passaggi di rapporto. Il risultato? Una supercar giapponese davvero super. Ne saranno costruite soltanto 50, ognuna delle quali viene a costare 55.000 euro in più rispetto al prezzo di una normale LFA. Ma torniamo in fabbrica, nell'ultima sezione dell'assemblaggio. Le ruote vengono allineate per far sì che l'auto sia perfetta su strada. Dopo 3 giorni in assemblaggio, la vettura passa ufficialmente all'ispezione. Il processo di ispezione prevede 7.000 controlli distinti. Hayashi Katsumi effettua il primo dei 1.482 di questi controlli, effettuati sotto queste luci. Attualmente sto esaminando la vernice.
Sto usando le mani per individuare al tatto eventuali imperfezioni sulla scocca. Bisogna toccarla con delicatezza, come farei con una donna. Faccio questo lavoro da 30 anni. Se non avessi già mia moglie, questa senz'altro sarebbe la mia amante. Concluse le ispezioni delle superfici interne ed esterne, l'auto lascia definitivamente gli stabilimenti. Attraversa l'impianto di Motomachi fino al controllo qualità. Qui rimarrà per i prossimi 7 giorni. Le prove effettuate variano dal tachimetro ai test sui freni. Fino alla tenuta stagna. I rapporti riempiono un libretto di 350 pagine. Infine, il pilota collaudatore Amano Nobuaki si accerta che all'uscita della fabbrica ognuna di queste auto sia perfetta. La vettura si sposta alla pista di collaudo di Motomachi. Le sezioni mascherate della carrozzeria servono a proteggere le aree vulnerabili da schegge di pietra. Credo che questo sia il lavoro più bello che esista al mondo. Lungo 1 chilometro di tracciato, Amano verifica la manovrabilità dell'auto, il suono del motore, la potenza, le prestazioni dei freni e il suono delle vibrazioni. Guidare quest'auto ogni giorno presenta un rischio. A volte vorrei dimenticarmi del lavoro e fuggire da qualche parte con quest'auto per averla tutta per me. Quest'auto è collaudata e pronta per il suo proprietario. Finora, tutte le 500 LFA sono state prenotate. Non ne saranno vendute altre. Il marchio Lexus è salvo, ma Tanashi ha ancora qualcosa da dimostrare. Nel 2011 il team si ricostituisce a Nürburgring nel tentativo di ottenere un record. L'obiettivo è battere il più veloce tempo ufficiale mai fatto segnare da un veicolo di serie. Per l'appacchetto Nürburgring è l'occasione di sfoggiare il proprio pedigree. Mentre il pilota Ida Akira percorre il circuito, il team trattiene il fiato. Ho forzato l'auto a ogni curva. Ce ne sono più di 150. Ho guidato con molta aggressività, ma allo stesso tempo mi sono divertito. Per battere il record, Ida deve percorrere i 20 km del tracciato ad una velocità media di 167 km orari. Quando ho tagliato il traguardo, non avevo idea del tempo che avevo realizzato. Sette minuti e 14 secondi. Il tempo più veloce mai registrato da un'auto di serie senza far ricorso a gomme slick da corsa. E il quinto in assoluto. Questo è stato un momento incredibile. Sicuramente uno dei migliori momenti della mia vita. Ci sono molte auto sportive, ma questa garantisce al pilota una esperienza di guida molto diretta. È un'auto che dà grandi emozioni, un'auto da pilota. Quest'auto potrebbe cambiare l'immagine di Lexus nel mondo. Con la LFA abbiamo preso una nuova direzione. Abbiamo scelto l'emozione, la passione e la potenza. Per la Lexus era qualcosa di nuovo. E questa mega fabbrica potrebbe cambiare il modo in cui la Lexus costruirà le proprie vetture. Abbiamo affrontato diverse sfide e nuove esigenze produttive. Non vedo l'ora di vedere quali saranno le conseguenze, più evidenti o meno, nei modelli che produrremo in futuro.